buonasera a tutti, sono Fazz. Allora, buonasera a tutti, sono Michele Marino, presidente dell'Associazione Perignanese. Avevamo detto, doveva venire con me anche Carlo Cini, che era il vecchio presidente della Perignanese. Quindi se è in piazza arriverà a momenti. Allora, noi in piazza, come ho detto già oggi, stasera si apre l'evento 2022 del Palio di Perignano. Apertura ufficiale l'abbiamo fatta stamani in chiesa, quindi stamani in chiesa siamo andati, il prete ci ha benedetto Gonfaloni e quindi diciamo che con stamani abbiamo aperto. Stasera siamo qui in piazza per due cose particolari. Uno è un ricordo a una persona molto particolare che in tutti gli anni che io sono stato in associazione come consigliere, come segretario, come tesoriere, lui c'è sempre stato. E stasera lo vogliamo ricordare, noi questa serata gli altri anni lo festeggiavamo oppure premiavamo il personaggio dell'anno. Mentre stasera vogliamo ricordare questa persona molto importante per noi e per fare questo chiamo anche i familiari che sono in piazza, che dovrebbe essere la compagna Elisabetta e forse anche un parente stretto, quindi li invito a venire sul palco. Mentre arrivano loro chiamo i miei collaboratori che porteranno sul palco anche i cenci, i premi che verranno dati alle contrade al momento che vinceranno o il Palio dei Grandi o il Palio dei Piccoli, quindi vengono su e li premiamo. Nel frattempo arrivano anche le persone che ho chiamato. Vieni. Buonasera. Sono il fratello, Fatticcioni 2. Bello. Buonasera, sono Elisabetta, la compagna. Buonasera, sono Giorgia Ranitelli. Allora, questo Fatticcioni Simone, diciamo, come l'ho detto prima, per me e per tutti noi che eravamo incontrati, era sempre presente. Qualsiasi cosa si faceva, ci aveva da dire, non cambiamo niente perché ha funzionato nella vecchia maniera, non cambiamo niente. Però si cambiava, si ricambiava tutto quanto. Bene, se è cambiato, andiamo avanti. Lui faceva sempre, andiamo avanti. Quindi il premio del personaggio dell'anno, quest'anno lo diamo a lui. Lo diamo a lui. Nel ricordo noi abbiamo fatto questa piccola targa al grande Tegoia, sempre presente e disponibile in ogni occasione. Quindi lo consegno a Elisabetta, me lo permettete. E niente, quindi quest'anno che è l'anno di ripartenza, dopo due anni di fermo, che ci è costato tanto in presenza, in mancanza del palio, abbiamo voluto fare questo. Se volete dire qualche parola anche voi, il fratello. Ma cosa dire? Io probabilmente se devo dire ciò che penso è meglio che non lo dica, perché probabilmente farò scontento qualcuno che è qui davanti a me, in particolar modo mia madre. Vado un po' nella retorica. Vanno via sempre i migliori, sì, vanno via sempre i migliori. Però se questi migliori non vengono chiamati sarebbe meglio. Okay. Allora, è lui, se i migliori forse resterebbero fra noi, si andrebbe un po' meglio, fra tutti. Io vi ringrazio e forza Simone. Grazie a voi. Allora, ora facciamo entrare il cencio che sarà quello che sarà giudicato al Palio dei Grandi. Quindi, vuoi fare la sfilata? Vai proprio avanti. Allora, questo sarà il cencio che sarà aggiudicato al Palio dei Grandi. Chi si aggiudicherà il palio? Il disegno e l'idea e il disegno e quindi il quadro ce l'ha fatto il pittore che abbiamo qui e che ha il laboratorio qui all'angolo della piazza, Daniele Bacci.
quindi questo lo assegneremo il giorno 18. 17. Quindi vi aspettiamo numerosi a Paglia dei Grandi sabato 17 dalle 21 in poi. Ti porti da una parte. E questo è il cencio dei che sarà assegnato al Paglio dei Piccoli. Qui il Paglio dei Piccoli ci sarà domenica 11 dalle 15 in poi. Quindi vi aspettiamo numerosi. Le contrade stanno ancora cercando giocatori mancanti, quindi mamme, babbi, mandateli, perché in quella giornata, nella settimana degli allenamenti e nella giornata del palio, i bimbi si divertono un mondo e noi siamo lì per farli divertire. Quindi a questo punto l'associazione perignanese ha chiuso, vi lasciamo la serata, il proseguo della serata. Grazie a tutti, numerosi al palio. Ah, scusate un attimo, lo presento io e faccio parlare loro. Allora, chiamo sul palco la contrada Spinelli, non so chi verrà, il capitano, eccolo là, lo vedo che arriva, il capitano della contrada Spinelli, che presenterà un qualcosa che si materializzerà la sera del palio. Allora, chi prende parola di voi per... Vai, Leonardo. Allora, la contrada Spinelli, in occasione di, sempre nel ricordo di Simone, istituiscono un premio nuovo che verrà aggiudicato durante il palio. Questo premio verrà aggiudicato al miglior giocatore esordiente. Quindi nell'arco dello svolgimento dei giochi dei grandi, giusto Leonardo? Verranno loro, Spinelli, coadiuvati da altre persone che decideranno loro chi sono, guarderanno i giocatori, sapranno chi sono i giocatori, dovranno sapere chi sono i giocatori esordienti e loro li prendono di mira per capire chi è stato il migliore, al quale aggiudicheranno il premio. La giuria verrà composta da... Buonasera, la giuria sarà composta da tutti i capitani più il presidente dell'associazione, se non mi ricordo male il regolamento. Ora volevo dire due parole e passo la parola a Leonardo, io sono emozionato, scusate. Un po' tutti siamo emozionati, ci provo. Comunque, vabbè, la presentazione è già stata fatta, il premio chiaramente è in ricordo di Tegoia, che è stato uno dei contradaioli più attivi e partecipi del Palio di Perignano, dell'associazione perignanese, delle notti bianche e di qualsiasi evento di Perignano. È stato, vabbè, lo conoscete tutti, l'avete conosciuto tutti, un contradaiolo storico degli Spinelli, miglior giocatore dell'edizione 2017 all'età di 46 anni. E quindi questo premio è anche l'augurio che il vincitore possa percorrere una carriera altrettanto longeva nel palio come ha fatto lui. Il premio quindi, come diceva Michele, come diceva Massimo, è assegnato al miglior debuttante e ad ogni edizione del palio la famiglia Fatticcioni e la contrada Spinelli assegneranno questo palio con i criteri che abbiamo visto prima, che chiaramente includeranno, oltre alla bravura e l'oggettività insomma del giudizio, lo spirito di squadra e la sportività nelle quali Tegoia si è sempre contraddistinto, perché questi erano i valori che Tegoia avanti a tutto portava avanti. Quindi grazie a tutti e con l'aiuto di scopriamo il premio. Vai lì. Bene, allora noi abbiamo fatto la nostra presenza in piazza, vi aspettiamo sabato 11, 10, non me lo ricordo più, ormai sono emozionato. Il prossimo sabato, la prossima domenica e sabato 17. Tutti presenti in piazza, grazie a tutti.